Qui abbiamo un altro esperimento molto simile, sempre con la corda, one loop, cioè un antinodo solo, due antinodi, two loops, three loops, tre antinodi, terza armonica fondamentale, terza armonica. Qui in particolare vediamo la seconda armonica, qua c'è la terza armonica e anche la quarta armonica con i quattro antinodi. Un approfondimento interessante può essere notare che la corda è tenuta in tensione da questo pesetto. E noi sappiamo che più la corda è tesa, come una corda di chitarra, funziona allo stesso modo, e più è veloce la propagazione delle onde lungo la corda. Perché sappiamo che la velocità di propagazione dipende dalla tensione della corda, cioè dalla rigidità del mezzo. La rigidità appunto è la tensione della corda nel caso di una corda tesa. Allora, l'osservazione interessante è che per passare per esempio dalla seconda armonica alla terza, non c'è soltanto il modo che abbiamo detto prima, cioè di aumentare la frequenza di vibrazione e portarlo ai 3,5 del valore che aveva prima, ma volendo invece si può anche modificare il pesetto che tira la corda lasciando la stessa frequenza di vibrazione. Infatti, se uno tende la corda di più, quindi aumenta la tensione con il pesetto, aumenta anche la velocità delle onde progressive e regressive che fanno avanti e dietro lungo la corda e con la loro interferenza creano l'onda stazionaria. Ricordiamo che la velocità di propagazione delle onde progressive e regressive è lambda per f. Se noi manteniamo costante la frequenza, però possiamo comunque modificare la lunghezza d'onda attraverso la modifica della velocità. Se noi vogliamo una lunghezza d'onda più corta, perché vogliamo passare per esempio da 3 antinodi a 4 antinodi, a 5, a 6, quindi vogliamo passare alle armoniche superiori che hanno lunghezze d'onde più corte, allora dobbiamo ridurre la velocità. Per farlo dobbiamo ridurre la tensione della corda, alleggerendo il peso che tira la corda in basso. Quindi se vogliamo passare alla terza armonica, che è questa, dobbiamo accorciare appunto la lunghezza d'onda, che deve diventare i 2/3 di prima. Per farlo dobbiamo ridurre il pesetto, così che la corda è meno tesa e le onde progressive e regressive si propagano più lentamente, generando quindi fronti d'onda più ravvicinati, quindi con minore lunghezza d'onda. Vediamola quindi questa terza armonica che vibra. Qua si vede anche la formazione della quarta armonica, notiamo che il pesetto non è stato cambiato, quindi la sperimentatrice utilizza la frequenza, cioè modifica direttamente la frequenza attraverso questo apparecchio e non la tensione della corda.